Grazie Presidente, la ringrazio e ringrazio anche l'assessore di questa opportunità di confronto in aula e mi sento tranquillamente anche di ringraziare i consiglieri di opposizione che hanno richiesto questo consiglio. Mi permetta veramente, Presidente, una nota sul passato. E si nota veramente la differenza che c'è adesso in quest'aula e di confronto che avviene costantemente tra il Consiglio, tra i consiglieri, che siano di maggioranza o di opposizione e la Giunta. Questo è un dato sicuramente apprezzabile e mi sento dire è un dato che mancava un pochino in passato. Fatta questa brevissima nota sul merito, sul metodo, scusate, vorrei entrare anche nel merito. Io parlo ovviamente per quello che mi compete, avendo l'onore di presiedere la Commissione Mobilità, quindi mi focalizzerò sul tema dei trasporti. E su questo chiedo, mettendo ovviamente a disposizione, tutto il nostro tempo, mi sento di parlare a nome anche appunto della Commissione che presiedo, mi sento di fare anche, tra virgolette, un appello, ma so che verrà colto, anzi che già è stato colto, dall'assessore, ovvero di prestare la massima attenzione al tema del trasporto pubblico. Abbiamo davanti a noi una sfida importante, ovvero quella di far coesistere l'interesse pubblico con un interesse anche privato, come quello dello stadio, e dobbiamo farlo nel bene e nell'interesse dei cittadini. Quindi dobbiamo impegnarci e, ripeto, so che lo stiamo già facendo, è un ricordare a tutti. Dobbiamo impegnarci sul tema del trasporto pubblico, dobbiamo trovare il modo di potenziare la Roma Lido, dobbiamo trovare il modo di rendere accessibile la stazione della FL1 dall'altro lato del Tevere e quindi questo è un impegno, una sfida importante per tutti sulla quale dobbiamo dedicare il massimo impegno e fare i massimi sforzi. E è una situazione oggettivamente complicata quella dei trasporti, perché la Roma Lido è un'infrastruttura di proprietà della Regione che però gestisce ATAC. Sulla Roma Lido però tutti i treni sono di proprietà di Roma Capitale, quindi è un tema non facile da affrontare, questo lo riconosco perché appunto in realtà su questo ci sono già i lavori che sono stati appaltati e che sono in corso per quanto riguarda la stazione di Tor di Valle, quindi è un bel rebus che però va affrontato e risolto come stiamo appunto facendo. Quindi ecco Presidente, questa è un pochino l'attenzione che volevo porre, ovviamente mettermi e metterci a disposizione degli assessori competenti, sia l'assessore all'urbanistica che l'assessora alla mobilità, per affrontare e risolvere insieme questo tema nell'interesse di tutti. Quindi non vado oltre Presidente e appunto vi ringrazio ancora una volta per la disponibilità e per il tempo. Grazie.